Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, un video un po' particolare. Era 2 giorni che lo volevo fare, o meglio era da ieri che lo volevo fare, ma come sapete ormai, ve l'ho detto alla nausea, fino alla nausea, non sono stato tanto bene, ho avuto l'influenza. Era una cosa che avrei dovuto fare mercoledì sera, ma non sono stato bene, lo volevo fare ieri, ma sono stato peggio di mercoledì. Lo faccio adesso che non sto ancora bene, ma sto meglio degli altri giorni. Allora, la Juventus Under 13 ha battuto il Metropolitan Oval per 3-1 a Vinovo. Ora, era un amichevole e voi mi direte, ma fai un video su un amichevole degli Under 13? Sì, ma perché il discorso, chiaramente solo il titolo non rende l'idea e il titolo è solo un incipit di quello che dirò in questo video. Allora, intanto per la cronaca, sì, gli Under 13 hanno battuto il Metropolitan Oval per 3-1, le reti della Juve sono state segnate nella doppietta di Lamalfa e il gol di Finocchiaro. L'Under 13 che partirà per la Santander Cup in Germania, quindi è comunque un torneo prestigioso a cui parteciperà la Juve. Ma questa amichevole mi serviva da spunto per parlare del bel lavoro che sta facendo la Juve col settore giovanile. Ora sicuramente ci sarà tra di voi qualcuno che dirà non servono i giovani, servono i campioni, e va bene, sicuramente dopo che abbiamo visto la partita della Juve con Real Madrid siamo tutti d'accordo nel dire che la Juve vada rinforzata e che chi ha Ronaldo vince, nel senso che chi ha il più forte alla fine poi vengono lì, perché ripeto, io la partita con Real Madrid l'ho vista e ho visto una Juve, non dico giocarsela alla pari, ma quasi. Poi chiaramente il Real ha quel campione che noi non abbiamo in questo momento e che credo che forse solo il Real ha, ripeto, proprio perché penso che Ronaldo sia unico, e noi non riusciamo a sopperire a questa mancanza che ovviamente è un fenomeno, insomma c'è poco da dire. La Juve andrà rinforzata per competere all'Europa, però visto che il Real ha un potere di acquisto come il Barcellona e come qualche squadra inglese superiore alla Juve, non voglio dire che a livello di acquisto, perché io credo che se la Juve dovesse dire tiriamo fuori un miliardo per prendere Ronaldo, forse la Juve lo farebbe anche. Il problema sono gli ingaggi. Sono il problema serio alla fine del potere d'acquisto, è quello che fanno il potere d'acquisto. La Juve non può competere in questo momento con il potere d'acquisto delle big d'Europa per questo motivo, per lo stesso motivo per cui le big d'Italia non possono, le altre squadre, Napoli, Inter, Milan, Roma eccetera eccetera eccetera, in questo momento non possono competere con la Juve in Italia. Gli stipendi. Quindi cos'è che può fare la differenza? Costruirsi un bel settore giovanile, e la Juve lo sta facendo. Questa vittoria dell'Under 13 non è che io la faccio perché la Juve ha battuto il Metropolitan Oval, che onestamente, che vi informo, è una scuola di New York, ma perché la Juve ha formato tutte queste academy a New York, in Africa, in Asia, in Sud America, in giro per l'Europa. Queste academy servono, oltre che per far crescere dei giovani, per creare contatti con altre realtà. L'America è piena di scuole calcio tipo Metropolitan Oval, ma vi faccio dei nomi. Quest'anno la Juve al Viareggio ha giocato contro l'Euro New York, che è un'altra squadra di una school academy, no? Football academy. Sempre al Viareggio, quest'anno non ha partecipato contro la Juve, ma ha partecipato, credo che abbia giocato col Milan, se non mi ricordo, Louis New York, United York State Society, credo, che è un'altra scuola calcio. In passato ci giocava l'IAC New York, se vi ricordate, la Juve ci ha giocato anche un paio di volte. Quindi insomma sono tutte scuole calcio, academy americane, che riesci a legare grazie alle tue academy. La Juve ha tante academy in giro anche in Giappone, non è la prima volta, ho fatto anche delle amichevoli con squadre giapponesi che sono venute, mi ricordo una con l'Azzurra Tokyo, se non mi ricordo male. E cosa fanno? Loro vengono qua, giustamente la Juve li ospita, e intanto visioni i giovani in giro per il mondo, li visioni. Quando c'è l'academy che ti segnala una squadra con dei prospetti validi, tu li inviti e ci fai l'amichevoli. Guardate che è una strategia secondo me importante, e lo fai con quale squadre? Dall'Under 14 in giù, in questo caso l'Under 13, perché farlo con la primavera già è tardi, insomma parliamoci chiaro, potrebbe essere già tardi.
Ma se io invito a casa mia degli under 13, magari mi salta fuori qualche talento che posso visionare e magari comprare per poterlo far crescere nel mio settore giovanile e farlo crescere, maturare in un livello superiore. Insomma, è una strategia che secondo me porterà i suoi frutti. Poi, ripeto, siamo tutti d'accordo, bisognerebbe puntare sui campioni già affermati per continuare il trend e cercare di avvicinarsi alle big europee, al Real Madrid, perché sono Real Madrid e soprattutto. Però ecco, è importante secondo me avere un progetto giovanile. Un progetto giovanile, secondo me, la Juve ce l'ha, sta lavorando molto bene. Ripeto, poi l'amichevole col Metropolitanova vale fine a se stessa, però sicuramente la Juve avrà fatto questa amichevole perché sicuramente dalle Academy avranno fatto notare che nel Metropolitanova c'erano dei giocatori interessanti. Cosa fa la Juve? Chiama il Metropolitanova, organizza un'amichevole, la fanno a Vinovo sotto attenta osservazione e poi magari chissà che magari qualche giocatore che era già stato segnalato dalle Academy potrebbe inserirsi nella Juve. Questo è il modo, secondo me, corretto di lavorare. Per chi segue il profilo di YouTube la Juve, della Juventus, la Juve ha fatto una sfida divertente anche tra Cuadrado e Dybala, che è durata 3-4 video, proprio su sì che chi perdeva faceva le penitenze, e ci giocavano la squadra di Dybala contro la squadra di Cuadrado ed erano tutte e due della Juventus. I ragazzini che ci giocavano di una squadra e dell'altra erano dell'Academy di New York, quindi appunto, quindi insomma la Juve sta coinvolgendo anche le Academy in giro per il mondo, che ne ha e ne ha tante, ragazzi, ne ha veramente tante. La Juve sta lavorando veramente benissimo col settore giovanile e ripeto, poi può esserci le annate sbagliate, per magari la primavera c'è un anno che va male, un anno che va bene, quello che volete, ma lo zoccolo duro del settore giovanile si sta creando, il lavoro c'è e va bene così, insomma. Io direi che, quindi, come avete capito, il video era un incipit per parlare del lavoro del settore giovanile, non tanto della partita in sé, anche se il titolo ovviamente parla di quello. E quindi ripeto il mio pensiero: non si può in questo momento prendere Ronaldo non tanto per le clausole, ma per gli ingaggi che c'hanno. Non si può prendere Neymar per lo stesso motivo, Messi per lo stesso motivo. Allora, oltre che cercare di prendere dei campioni a poco prezzo o comunque alla nostra portata, come potrebbe essere Douglas Costa, come lo è stato Higuain, come è stato eccetera eccetera eccetera, si punta a creare un bel settore giovanile. Questa mossa qua della Juve, secondo me, è una delle migliori. Collaboro con le mie academy, mi porto gli avversari più meritevoli, li osservo e magari cerco di portare a casa qualche ottimo prospetto. Ragazzi, chiudo qua il mio video, anche perché sono andato un po' per le lunghe. Io spero di aver fatto capire bene il mio pensiero. Vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!